Parto subito da te, Valeria. Intanto, cosa si prova a essere a 18 anni tra le 50 donne più influenti in Italia nell'ambito tech? Beh, sicuramente un grande onore perché questo mi permette di poter essere di esempio per altre ragazze, per altre donne, a provare a fare qualcosa, a costruire il loro futuro inseguendo la loro passione e spero che altre giovani della mia età o anche sia più piccole che più grandi possano in qualche modo cambiare la loro vita tramite l'esempio che hanno visto di me e riuscire a fare davvero quello che vogliono. Come secondo voi la robotica può migliorare la mobilità sostenibile? Secondo me, innanzitutto, bisogna che ci sia un'unione di intenti, come si diceva oggi, tra le istituzioni e le aziende, perché la robotica e l'intelligenza artificiale possono sicuramente aiutare la mobilità, ma se dall'altra parte le città, comprese le periferie e non solo le metropoli, non si trasformano per permettere questa integrazione tra l'intelligenza artificiale e la nuova mobilità, non si potrà mai fare niente, perché la mobilità di adesso ha bisogno assolutamente di essere completamente rivoluzionata. Non è che mettere una smart car in questo contesto trasforma la città in smart city, quindi la vera challenge è questa, riuscire a trovare diciamo la chiave di volta tra istituzioni e aziende che possa trasformare davvero le città e non solo le città metropolitane in smart city. Come vedete l'Italia rispetto agli altri paesi europei e anche rispetto agli Stati Uniti? Dove la posizionate? Beh, purtroppo siamo un In po' fondo. indietro e Milano è sicuramente una realtà all'avanguardia che può essere paragonata alle altre città europee, però purtroppo tutta l'Italia non è Milano e nelle periferie e fuori dalle grandi città non arriva neanche la fibra, quindi è completamente su un altro livello l'evoluzione che c'è al di fuori di Milano e rispetto al resto del mondo. Però sicuramente si stanno facendo molti passi in avanti, soprattutto in realtà come Milano per essere all'avanguardia e riuscire a fare innovazione.